Cari amiche, buongiorno, ben arrivate, ben ritrovate a questo nuovo appuntamento con Mattina Amica. Quest'oggi siamo in compagnia di un esperto che dovrà dare veramente tantissime risposte. Buongiorno al nostro urologo, Alfonso Caro, bentornato, buongiorno. Bentrovato. Grazie per essere qui in questo nuovo percorso per il 2016 che speriamo ovviamente sia sempre ricco di interventi come tutte le mail che ci sono arrivate in questo periodo, intanto di auguri e io le ricambio così come ho risposto personalmente, le ricambio davvero con tutto il cuore, grazie per la vostra attenzione. Ho ricevuto davvero tante domande, noi ci siamo lasciati parlando di un argomento assai interessante soprattutto per le donne, abbiamo cominciato a parlare di cistite e lì devo dire che molte signore hanno inviato delle domande. Io ho tentato di metterle in maniera più chiara e più, come dire, con un interesse che possa catturare l'attenzione anche di chi non ha posto le stesse domande. Devo dire, Alfonso, che a qualcuna probabilmente abbiamo già dato la risposta mentre parlavamo dell'argomento, però forse ribadire determinati concetti può giovare e non si sbaglia. Allora, io comincerei subito con quindi l'esperto che risponde, Liliana di Foggia. Liliana ci scrive, ci chiede se la cistite è causata sempre da batteri. Io non l'ho capita questa domanda, a dirti il vero, però evidentemente la nostra amica ha una storia da raccontare che potrebbe essere una causa scatenata da altro. No, la domanda è molto interessante, vero? È circostanziata ed è giustissima. Ecco, raccontaci. Perché esistono delle cistiti che sono generate da batteri, questo accade nella maggior parte dei casi. Ci sono delle altre forme invece di cistite intesa soprattutto come corredo di sintomi. In genere la cistite dà la frequenza menzionale, quindi la frequenza urinare particolarmente elevata, con fastidio ad urinare, certe volte con degli episodi di incontinenza da urgenza, cioè non si fa tempo ad arrivare in bagno. Cioè, questo corredo sintomatologico in genere è causato da un fatto batterico, però ci sono delle situazioni in cui i batteri non c'entrano niente. E sono, questo va in un calderone di patologie la cui causa veramente non è sempre nota. Si parla di cistite interstiziale molte volte, senza che cistite interstiziale che tipicamente non è causata da batteri. E noi facciamo la diagnosi per esclusione perché facendo urinocolture anche ripetute, esame delle urine con urinocolture anche ripetute, vediamo che problematiche di questo genere non ce ne sono e a scatenare queste patologie in realtà molte volte non sappiamo cosa sia. Addirittura. E sono dei quadri clinici particolarmente fastidiosi per i quali noi non abbiamo sempre una soluzione. E certe volte si arriva veramente molto raramente, ma ad avere delle soluzioni estreme, tipo quelle di togliere la vescica, per esempio. I casi sono rarissimi, però questo per stigmatizzare e mettere in evidenza quanto pertinente sia la domanda, perché esistono proprio queste forme che vanno poi gestite in maniera molto complessa, molto specialistica. Per esempio, alla spettatrice che ha fatto questa domanda, comunque devo dire che soprattutto di recente sono venute fuori delle soluzioni che sono molto interessanti, tipo quello dell'uso della tossina botulinica, che è veramente una frontiera nuova. Noi sappiamo che la tossina botulinica viene usata per paralizzare i muscoli, ovviamente usata nella maniera adeguata e praticamente priva di rischi. E quindi in questo caso, dato che la sintomatologia è essenzialmente una sintomatologia di frequenza menzionale e di urgenza, iniettare questo agente paralizzante nel muscolo della vescica, nel detrusore, determina una paralisi del muscolo e quindi una scomparsa dei sintomi e quindi una gestione veramente poi diversa di questa diciamo patologia.
Quindi le soluzioni sono tante, ma sono, diciamo così, di secondo livello, dove in questo caso occorre uno studio urologico circostanziato con una serie di esami, un esame urodinamico, insomma uno studio più dettagliato. Senti Alfonso, per poi, tentare la risoluzione. Il dottor Lo Russo è urologo presso il Policlinico di Bari, quindi suppongo che voi facciate anche interventi quant'altro. Poi magari adesso cerchiamo di dare quante più risposte possibile. Mi piacerebbe molto anche affrontare con te appunto questo campo delle nuove frontiere, non solo diagnostiche, ma anche di intervento, esatto, terapeutiche per la soluzione di questi problemi così particolari, diciamo, ma anche no, cioè nella routine quotidiana, perché anche qui, ahimè, spesso si ricorre al fai da te perché qualcuno ti ha insegnato, perché lo hai visto, e poi magari dopo poco tempo ci si ritrova con lo stesso problema e non si riesce a capire perché. Però poi di questo ne parliamo. Andiamo avanti e questo mi sembra un argomento molto interessante. È una nostra telespettatrice che ci ha scritto da Bari. Lei dice: sono incinta al quarto mese, il mese scorso ho avuto problemi di cistite e non ho fatto nessuna cura per timore di danneggiare il bimbo. Può accadere ancora? Che cosa devo fare per evitarlo? Che c'è stato? Cioè, qui c'è una donna incinta, quindi che cosa deve essere fatto quando la cistite si presenta in presenza del feto, e se c'è poi veramente un modo per evitare di prendere la cistite. Allora, l'argomento delle cistiti o delle infezioni delle vie urinarie in generale nelle gravide è un argomento ovviamente complesso. Il timore della telespettatrice è fondato, perché chiaramente in gravidanza non si possono usare tutti i farmaci, perché ci sono dei farmaci che possono danneggiare il feto, soprattutto l'accrescimento. Per esempio, i farmaci più frequentemente utilizzati per la cura delle cistiti, che sono i chinolonici, molti conoscono, ciproxin, levoxacin, tavanic, insomma sono farmaci comunemente usati. Questi farmaci in gravidanza non dovrebbero essere usati, perché determinano delle alterazioni a livello delle cartilagini per l'accrescimento del feto, così come ce ne sono altri anche che non andrebbero utilizzati. Il numero di farmaci che si può utilizzare effettivamente è ristretto, e nella situazione in cui ci troviamo oggi, in cui ci sono profili di resistenza ai farmaci particolarmente preoccupanti, effettivamente il problema diventa spinoso. Quindi durante la gravidanza in realtà vi è una suscettibilità sostanzialmente uguale a quella nel contrarre le cistiti o le infezioni delle vie urinarie, sostanzialmente uguale a quella della popolazione generale, perlomeno per quanto riguarda la banale cistite, la semplice cistite. Però c'è da dire che soprattutto nella seconda metà della gravidanza, quando il feto comincia a diventare più grande soprattutto c'è una tempesta ormonale con elevati livelli di progesterone, allora la suscettibilità comincia ad aumentare, ecco, per le infezioni, soprattutto per le infezioni dei reni, perché le pielonefriti, come si chiamano le infezioni dei reni, sono delle situazioni un po' più importanti, perché se la cistite non è mai associata a febbre, la pielonefrite, cioè l'infezione quando risale al rene, da febbre, da malessere generale, oltre che poter dare i sintomi classici delle infezioni delle basse vie urinarie, quindi la frequenza, l'urgenza, il bruciore e via discorrendo. Però quello che ci preoccupa chiaramente è la febbre e la generalizzazione del processo infettivo quando viene coinvolto il rene. Per cui in questo caso invece, soprattutto nella seconda metà della gravidanza, la incidenza di queste pielonefriti aumenta rispetto alla popolazione generale, alle donne non gravide. Questo perché, ripeto, un po' il feto determina un ostacolo sugli ureteri, cioè su quei condotti che portano l'urina dal rene alla vescica, quindi diciamo l'urina viene ostacolata nel passaggio e si accumula un po' nei reni. D'altronde anche i muscoli di queste strutture che pompano,
attivamente l'urina verso la vescica, vengono ad essere in un certo senso, la forza viene ad essere ridotta perché il progesterone determina proprio un rilassamento muscolare. E se noi pensiamo all'utero che si deve incrementare di volume, deve incrementare il suo volume, eccetera, quindi capiamo come il progesterone agisce sulla muscolatura determinandone un allargamento. Sì. E quindi, diciamo, per tutte queste cause un po' l'urina si accumula nell'alta via urinaria, quindi e quindi questo può determinare, dove c'è stasi ci possono essere delle infezioni. Quindi durante la gravidanza, i ginecologi lo sanno benissimo e lo fanno regolarmente, si dovrebbe fare un esame delle urine regolarmente, diciamo ogni 3 mesi, ma se ci sono fattori di rischio particolari anche ogni mese, per esempio donne o che come la spettatrice che ha avuto già un episodio di infezione delle vie urinarie, o chi ha altri fattori di rischio, per esempio le donne diabetiche, durante la gravidanza il diabete è frequentissimo, o altri fattori di rischio in generale che il medico individua, allora magari l'esame delle urine va fatto più volte, non ogni trimestre ma ogni mese, o anche più di frequente se dovesse essere necessario. Poi, una volta che la cistite si è, o l'infezione della via urinaria si è concretizzata, a questo punto diciamo il trattamento antibiotico ovviamente va fatto. La telespettatrice è stata fortunata, nel senso che magari bevendo grosse quantità d'acqua, favorendo un abbondante diure, si è allontanato i batteri e quindi magari è riuscita a curarsi bene. Però ci sono dei casi in cui questo non accade. In generale è raccomandato fare terapia antibiotica anche durante la gravidanza, perché la sintomatologia fastidiosissima viene ad essere risolta in tempi molto brevi, la qualità di vita migliora e soprattutto vengono ad essere ridotti i rischi di, per esempio, di parto prematuro, ecco, o di basso peso alla nascita. Quindi l'idea di non fare terapia antibiotica, perlomeno dagli studi più recenti, non è propriamente raccomandata. Beh, possiamo dire comunque... Per gli antibiotici comunque ci sono e sono... Perché c'è un'altra domanda molto simile, Tonia da Barletta, che ci chiede se solo gli antibiotici possono curare la cistite. Abbiamo capito che dipende da, insomma, dalla causa, che cosa ha determinato questa, che è una cosa fondamentale. Possiamo dire però, Alfonso, tranquillizzare la nostra amica Maria, invitandola evidentemente a rivolgersi a uno specialista o al proprio medico. No, perché il proprio medico sicuramente. Sicuramente, cioè non, specialmente in condizioni particolari come quello della gravidanza, il fai da te non sempre è sinonimo di fare la cosa giusta. Quindi a questo punto è sempre meglio rivolgersi ovviamente a una persona competente. Sì, sì, no, assolutamente. Nel caso della gravidanza, assolutamente. Perché magari uno pensa, dice l'antibiotico non lo prendo, beh, innanzitutto ci sono degli antibiotici che non sono assolutamente tossici per il feto, quindi facendo un esame delle urine, un'urinocoltura, si può trovare l'antibiotico giusto. Noi sappiamo perfettamente quali possono essere gli antibiotici tossici o meno per il feto o per l'embrione o per il feto, quindi sappiamo come muoverci sulla scorta dei dati dell'antibiogramma che ci viene dalla coltura urinaria. Sappiamo muoverci, possiamo muoverci bene senza assolutamente portare dei rischi al feto. Come ho detto, e questo è un concetto importante, evitare la cura certe volte può essere poi più dannoso, per due motivi. Ripeto, ci sono delle indicazioni, ci sono degli studi che documentano, ripeto, basso peso alla nascita, rischio di parto prematuro, e poi nel momento in cui magari insorge una pielonefrite e non una cistite semplice, allora poi la cura diventa più complessa, più lunga, con farmaci per via endovenosa, può essere necessaria l'ospedalizzazione e via discorrendo. Per cui, ecco, il fai da te, soprattutto durante la gravidanza, io lo metterei un po' da parte, e chiaramente l'aiuto del ginecologo o dell'urologo possono essere determinanti per proprio abbassare al massimo il profilo di rischio per la donna e per il lascituro, insomma. Ora, e quella domanda che ha fatto
Sai che stavo leggendo, scusami Alfonso, stavo leggendo un'altra successiva, no? Da un'amica di Trani. Allora, effettivamente mi rendo conto, mentre noi parliamo, che è un argomento che abbraccia talmente tanti aspetti che mentre si dà una risposta, contemporaneamente arriva ad altre, perché per esempio questa nostra amica di Trani dice io ho 30 anni e non passa mese senza che abbia almeno una volta la cistite, quindi è un problema che evidentemente si presenta ciclicamente e qui ci rifacciamo alla prima risposta che abbiamo dato, no? Quindi va sempre valutata la causa, che potrebbe essere una banale infezione, mentre come dicevi tu prima potrebbe anche invece essere il risultato di qualcos'altro su cui bisogna intervenire in una maniera diversa. Allora, questo secondo me è il fulcro, è l'aspetto proprio caldo dell'argomento infezioni delle vie urinarie. Cioè le infezioni, la banale cistite è quella che viene una volta, poi passa e viene magari dopo 5 anni. Non è assolutamente un problema, lì basta un antibiotico, le donne lo sanno benissimo. L'antibiotico più frequentemente utilizzato è il Monuril, la fosfomicina, e quindi diciamo quello rimane. La busta ogni 24 ore, due buste, terribile. Quello rimane comunque il farmaco anche attualmente, quello che viene consigliato. Di studi ne vengono fatti tantissimi, attualmente le linee guida ci dicono che questo è il farmaco che per profilo di sensibilità ai batteri e per tante altre ragioni è quello che andrebbe utilizzato. Poi chiaramente di volta in volta ci possono essere delle situazioni particolari e il medico poi si orienta diversamente, però in linea di massima è questa la condizione. Il problema grosso delle infezioni delle vie urinarie nelle donne è la reiterazione del sintomo e del problema. Le infezioni ricorrenti delle basse vie urinarie sono un problemaccio per le donne e per gli urologi. Per noi è veramente un problema. È un problema per vari motivi. Prima di tutto perché sono frequentissime. Molte volte, nella maggior parte dei casi, si verificano in donne giovani. Impattano sulla qualità di vita in maniera notevolissima, perché quando arriva un problema del genere, magari uno non riesce a lavorare, non riesce a far nulla perché il fastidio è veramente notevole. Poi c'è da dire che c'è una le terapie non sono efficacissime. Quello è il fatto veramente importante. Le terapie non sono efficaci, o non sono efficaci quanto vorremmo noi, per cui noi dobbiamo mettere in piedi innanzitutto un'osservazione attenta, perché dobbiamo cercare di capire se ci sono delle cause scatenanti, certo. A generare il problema. E molte volte si individuano. Una volta individuata la causa scatenante, quando la si trova, e allora poi si agisce in maniera concorde. Esistono tutta una serie di strategie. Innanzitutto definiamo che cos'è un'infezione ricorrente. Un'infezione ricorrente delle basse vie urinarie va definita quando si verificano almeno due episodi di infezione acuta, di cistite acuta nel giro di 6 mesi, oppure 3 episodi nel giro di 1 anno. Questo basta già a dire che ci troviamo di fronte a un quadro di cistite ricorrente, di infezione ricorrente delle basse vie urinarie, come si dovrebbe dire. Ovviamente queste già sono situazioni, diciamo così, abbastanza tranquille, ma il problema è, come diceva la telespettatrice, quando gli episodi di infezione ricorrono una volta al mese, ma c'è gente che, ci sono donne poverine che lo hanno ogni 15 giorni, finiscono la terapia antibiotica e poi ricompare il problema. Allora è ovvio che in questi casi la gestione clinica diventa più complessa, prima di tutto perché dobbiamo cercare se ci sono delle cause organiche. Perché per esempio a me è capitato di vedere di tutto, di vedere per esempio infezioni ricorrenti dopo interventi ginecologici, per cui praticamente nella vescica affioravano dei punti di sutura su cui poi si impiantavano dei calcoli e quelli si infettavano. Ci sono certe volte delle comunicazioni anomale tra intestino e vescica. Le situazioni sono tante, quindi prima di tutto bisogna escludere queste situazioni. Una volta escluse queste situazioni, quando sappiamo di trovarci di fronte
a una situazione assolutamente standard, normale, senza anomalie anatomiche, bisogna cercare la causa. Cercare Senti, la... ti devo interrompere, cercare la causa? Cercare la causa significa indagare, per esempio la causa principale nelle giovani donne, nelle infezioni ricorrenti delle vie urinarie, è il rapporto sessuale. Oh, aspetta che su questo ti fermo subito allora. Perché qui ne abbiamo di domande anche su questo aspetto e ne abbiamo ancora tanti, Alfonso, ma noi non abbiamo più il tempo per questa mattina, ecco perché ti ho interrotto così bruscamente, la regia continua a farmi dei segni. Allora, noi facciamo così, ci prendiamo ovviamente dell'altro tempo nel prossimo incontro con il dottor Lorusso e continueremo a parlare ovviamente di cistite, cercheremo di capirne qualcosa in più. Io ho ancora tantissime domande da farti e molte riguardano proprio l'aspetto legato al sesso. E quindi torneremo sicuramente a parlare di questo. Intanto io invito le mie amiche, continuate a mandare le vostre email, io cercherò ovviamente di farvi ottenere delle risposte dai nostri esperti, in questo caso dal nostro dottor Alfonso Lorusso, urologo. Grazie Alfonso, ci vediamo prossimamente, okay. Continuiamo con le nostre domande. Guarda, è un argomento che ci appassiona perché è reale, è praticamente quotidiano. Va bene, grazie mille, adesso linea alla regia, ci ritroviamo subito dopo per un altro appuntamento con Mattina Amica.